Da oltre 25 anni SunPower guida la rivoluzione fotovoltaica. Inventiamo nuove tecnologie fotovoltaiche, alziamo gli standard, battiamo i record e cambiamo le abitudini energetiche delle persone. Ecco perché chi conosce il fotovoltaico sceglie SunPower, the world's standard for solar. Esclusivista EnerSafe, Smart Energy, Centro Lucrezia della Valle, Catanzaro. Anche l'Associazione Italiana per l'Educazione Sanitaria è questa sera insieme ai Lions per discutere sul tanto fenomeno moderno della sigaretta elettronica, che divide un po' tutti sul fatto se fa bene o se fa male. Dalla sua relazione ci spiega un po' le cose che dirà durante il convegno. Io parlerò del prezzo che ha la scelta di fumare. È ovvio che fumare è una scelta libera e consapevole, però c'è un prezzo da pagare, e il prezzo è in termini di salute individuale, perché il fumo fa male al singolo, quindi al fumatore. 90.000 persone ogni anno muoiono in Italia per fumo da tabacco. E in termini anche di spesa per il singolo, perché ha un costo economico, e anche in termini di immagine. Il fumatore è sempre, ha un cattivo odore, ha le mani un po' ingiallite, i denti un po' ingialliti, la pelle spenta, e anche e soprattutto in termini di schiavitù, perché il fumo ti rende schiavi, non ti toglie la libertà. E c'è anche una spesa che è in termini di salute collettiva, quindi una spesa per il singolo e una spesa per la società, che è data dal costo della spesa sanitaria per la terapia delle patologie da fumo. La sigaretta elettronica diciamo che è l'argomento del momento, perché c'è una diffusione sempre crescente. Allora ci si è posto il problema quali siano la reale efficacia e quali siano gli effetti negativi della sigaretta elettronica. Io farò la mia relazione prendendo spunto da quali sono gli studi sull'argomento, che sono ancora pochi e sono stati condotti per breve periodo, per questo non si può dire ancora una parola definitiva, però ci sono degli studi scientifici sull'argomento, e anche in relazione a quello che è stato il parere dell'AIFA, che è di qualche giorno fa. L'AIFA è l'Agenzia Italiana sul Farmaco, che ha raccomandato che la sigaretta elettronica venga considerata un medicinale, almeno quella che contiene nicotina, per questo segua tutta la normativa dei medicinali, perché se non possa essere venduta liberamente, auspica questo l'AIFA, e anche che non passi il messaggio della sua completa innocuità, perché deve essere stabilito quali sono i criteri minimi, cioè deve avere dei requisiti minimi il prodotto. Questo ancora non esiste una normativa, e c'è una deregulation completa, e questo non va bene. Comunque gli studi che finora sono stati portati avanti non hanno rilevato tossicità nei prodotti che sono contenuti nella sigaretta elettronica. Certamente si può dire per i grossi fumatori che la sigaretta elettronica fa molto meno male del fumo, perché non ci sono tutti i prodotti della combustione del catrame che sono cancerogeni sicuramente. Beh, io penso che anche il problema della sigaretta elettronica deve essere visto nella sua giusta dimensione, nel senso che smettere di fumare fa sicuramente bene. Con la sigaretta elettronica vengono fatte evaporare alcune sostanze sulla cui vera innocuità si comincia a discutere, ma poi resta comunque l'abitudine alla sigaretta elettronica, e questo credo che sia da interpretare anche come un momento patologico estremamente importante, nel senso che se la sigaretta elettronica deve servire come strumento per smettere dal fumo di sigarette, ben venga, ma questo per un periodo limitato. Se invece la sigaretta elettronica deve sostituire la consuetudine ad avere la sigaretta in bocca, beh, su questo forse bisogna aspettare, perché penso che non sia del tutto innocua. A uscirne fuori dalla nicotina, anche perché parlo e per esperienza.